detto il numero 6 Centanni, quindi una squadra molto perimetrale. Che c'è Tomasini subito in campo insieme a Spanghero, ora Spanghero subito in entrata, trova il varco e va a segnare. Oggi è fuori per turnover il capitano Alessandro Piazza. Abbiamo visto finora le forze in campo si fanno veramente sentire. Mastrangelo prova ancora una volta l'entrata, trova un varco, si gira benissimo e quindi è la via del canestro per ora la scelta. Centanni. Dall'altra parte Spanghero prova a velocizzare come sempre l'azione di Rieti e ora Tomasini a siglare l'ottavo punto. Un avversario che sa tenere bene il campo, ripetiamo, l'unico problema potrebbe essere la tenuta sui 40 minuti contro una squadra che obiettivamente ha 10 giocatori. Poi a chi scarica? A Matrone, ancora Ceparano, palla sotto per Chinellato si muove bene e da sotto canestro la mette dentro. Contro sorpasso 16-17 dell'Agnello, è arrabbiatissimo. Chinellato è solo, prova il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo di Tomasini, va fino in fondo, l'appoggia in sottomano. Tomasini mette dentro il suo 2 contro il 6 su 11 da Rieti, viceversa da 3. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare punti, 0 su 3 per entrambe le squadre. Poi c'è il 6 su 8 ai tiri liberi da parte di Rieti contro. Per fare in modo che entri subito in partita, subito va avanti, Marco contento e vedete che è contento quando parte con cronometro 0. Contento che riceve, la palla è sotto per Paesano, c'è Papa su di lui, gli toglie la sedia, ma Paesano mantiene l'equilibrio. Di bellissima partita questo di Paesano oggi, 24-21, Chinellato lo lasci solo e lui va a canestro, ha la rapidità di gambe di una guardia, ma non è certo che glielo dovevamo suggerire noi. Assolutamente. Tomasini prova da 3, che bomba questa di... Ed è il primo canestro da 3 della partita, Roberto, questo. Fabriano sta operando molto bene in difesa, ora ecco, queste sono le cose che possono un po' spaccare le partite normalmente. Fa canestro. Settimo punto per, fa scuola di pallacanestro. Per Stanic, settimo punto personale. Ceparano da 3! Ceparano da 3! Questo ragazzino che la partita è sua! Assolutamente! Massimo vantaggio per Fabriano, quello raggiunto poc'anzi. Sì, sicuramente più concentrata in difesa, almeno da queste prime uscite. Spanghero da 3. Adesso prova abbastanza valido e Rieti con Chinellato non ha lo stesso peso specifico lì sotto canestro. Lo hai provocato Chinellato ora. E bisogna vedere se Fabriano regge botta oppure ma finora non c'è mai riuscita. Esatto, Chinellato ancora da 3, seconda tripla consecutiva per Chinellato, va a trovare un canestro molto facile così come era successo già nel primo tempo con Papa. Piccina attacca il canestro, bravissimo, va fino in fondo Lorenzo Piccina. Tante, troppe seconde opportunità concesse a Fabriano che ha finora è stata bravissima nello sporcare la partita di Rieti. Contento, mette dentro Stanic, la palla la recupera, attenzione contropiede, Tomasini è già pronto, va fino in fondo e la mette dentro, ma Aniello ancora una volta è attentissimo. 56-53, è contento che prova ad accelerare ora, scarica per Chinellato, c'è Piccina da solo, prova il tiro da 3, Lorenzo Piccina, è entrato in partita anche l'altro ragazzo. Tomasini che non corre, aspetta i compagni, Spanghero è solo, prova il tiro da 3, mette la tripla, Spanghero 64-70. Sta provando a fare lo sforzo di provare a rientrare, ha sbagliato abbastanza nelle sue corde Tomasini precedentemente. C'è
Varano sbaglia, Spanghero prende il rimbalzo e ci ferma, ci accontenta anche lui, attacca il canestro, il raddoppio di marcatura, la palla è fuori, Tomasini prova ancora ad entrare, scarica per Ceparano che prova la tripla, la mette! Ceparano realizza il canestro, corre Rieti, ora Mastrangelo contento, non tira, la palla sotto per Mastrangelo, realizza, subisce il fallo. Mastrangelo realizza e subisce il fallo e viene avanti Spanghero. Spanghero per Mastrangelo che prova il tiro da tre, la mette Mastrangelo, 74-81 anche da casa propria, e segnano, e va bene, 75-85. Spanghero ci prova, ma Fabriano è vice campionato, si gioca sempre così. Tomasini che prova ad accelerare, scarica per Contento, arresta il tiro da tre, la mette Marco Contento, 80-85. Contento da tre, sbaglia, rimbalzo di Ceparano, la palla è fuori per Tomasini che prova il tiro da tre, lo mette, 84-91. Davvero rubato nulla stasera. Fa qualche momento di tensione tra Ceparano e Stanic alla fine, ma si chiude la partita. Davvero rubato nulla stasera. Fa qualche momento di tensione tra Ceparano e Stanic alla fine, ma si chiude la partita.